Ciao a tutti, io sono Ilenia, bentornati in questo nuovissimo video. Avendo fatto la recensione delle prime 7 stagioni di Supernatural, devo concludere ovviamente la cosa. Finiamo di recensire questa serie TV, però prima devo avvisarvi che nonostante queste due recensioni siano arrivate in tempo per la 15ª stagione, non credo di fare in tempo a portare il mio progetto, quello di commentare puntata per puntata, diciamo della 15ª stagione, come avevo programmato. Quindi passerò al piano B. Non vi preoccupate, che comunque una piccola recensione ci sarà comunque a metà stagione, quindi dicembre, diciamo, appena dopo Natale, credo. Farò una recensione appunto della prima metà della 15ª stagione, e poi a maggio, quel che sarà, arriverà ovviamente la recensione della seconda metà, e poi magari, forse, non lo so, la recensione di tutta la 15ª stagione. Però ovviamente andiamo con calma e vediamo cosa è successo nelle stagioni dalla 8 alla 14, diciamo. Allora, le prime 7 stagioni, diciamo che per me hanno dovuto un po' incalzare, diciamo, soprattutto le prime tre. Comunque, per sapere un po' di più sulle prime 7 stagioni, vi lascio il video sulle mie schede. Però credo che ha incalzato benissimo, devo dire, soprattutto, come dicevo nello scorso video, dalla 4ª stagione in poi, con l'entrata di Castiel, si è tutto tipo, che cosa? Non ci ho capito più niente. E ci sono tantissime cose da risolvere. Ovviamente, come dicevo già nello scorso video, una cosa che continua a non piacermi è il fatto delle storie in verticale. Quindi in ogni puntata Sam e Dean devono risolvere qualcosa che ovviamente si apre e si chiude in una puntata, in 40 minuti. Ok, ci sta, vabbè, però è l'unica pecca che c'è per me in Supernatural. Però devo dire che, diciamo che fino alla 11, credo, fino all'11ª stagione, questa cosa potevo sopportare, perché ovviamente la storia orizzontale mi incalzava tantissimo, mi incalza tantissimo, mi fa pensare tipo cosa sarà successo, cosa succederà, tipo what the fuck, come è successo ovviamente dalla 4 alla 7ª stagione. E devo dire che però poi dalla 12 alla 14, ok, cioè, cosa c'è? Sì, c'è ovviamente sempre il fatto che loro devono sconfiggere i demoni, devono fare cose, sconfiggere il male, come sempre. Però una volta concluso quello che dovevano concludere, cosa c'è? Cosa? E purtroppo è andata un po' scemando, diciamo che è iniziata un po' così, diciamo, tipo montagna, è iniziata un po' andando su, poi è un po' calata. A parer mio, ma è comunque una serie TV da guardare, che incalza tantissimo la storia, i protagonisti, tantissimo. E non dico solo guardatela per Sam e Dean, perché sarebbe un po' da ipocriti, insomma. Non è che mi piace dire guardatela perché gli attori sono dei vigoni, anzi no. Cioè, io in realtà pensavo che gli attori fossero più fighi, più palestrati, più belli, invece, cioè, alla fine sono dei ragazzi. Però insomma, non è il motivo principale perché dovete guardare Supernatural. Ma se vi piacciono demoni, vampiri, cose varie, guardatela. Lo so che è difficile dover guardare 14 stagioni, lo so, anzi, per chi inizierà adesso, ovviamente dovrà recuperare anche gli episodi della 15ª stagione, ma se ce l'ho fatta io, ce la potete fare anche voi, tranquilli. Appunto, però non so quanto vi convenga continuare dall'11ª in poi, insomma, fino all'11ª potete guardarla tranquillamente, poi però, no, cioè, what the fuck, cioè, tipo, perché? Cioè, una volta che hai concluso la tua storia orizzontale, basta, cioè, tipo, cioè, arrivare a 15 stagioni per cosa? Io infatti non so cosa aspettarmi dalla 15ª stagione, non lo so, perché effettivamente cosa c'è da vedere oltre questo, non lo so.
Non lo so, cioè sono molto incredula perché mi è piaciuta tantissimo. Dalla 4 alla 11, spettacolare, bellissima. Cioè, boom, le cose che succedono, tipo, cosa, appunto, come dicevo prima, ci sono tantissime cose che vengono fatte, vengono dette, che ti rimangono proprio nel profondo del cuore. Cioè, tipo, no, ecco, cioè, tipo, ti fa sclerare tantissimo. Poi, però, arrivo alla fine che tipo, poi basta, cioè fino qua, sconvolgente come al solito, tutte le stagioni di Supernatural ti sconvolgono, tipo what the fuck. Però tipo cosa mi hai risolto che tu continui ad allungare il brodo, meno male, da una parte che con la 15ª stagione si conclude tutto, anche perché immagino che gli attori si sono un po' rotti il cazzo di lavorare 15 anni alla stessa serie TV, anche se in realtà non sembra, non sembra che sia Jared sia Jensen si siano un po' rotti il cazzo, non sembra, in realtà neanche Misha Collins, insomma. Se hanno continuato per 15 anni imperterriti a registrare Supernatural, credo che siano molto affezionati a queste serie TV, come lo sono anch'io, nonostante abbia iniziato molto tardi a guardare queste serie TV, e quasi alla fine praticamente, però ci sono rimasta comunque molto affezionata, i personaggi sono bellissimi, sono ben caratterizzati, soprattutto Sam e Dean, questi due fratelli che fanno qualunque cosa per salvare l'un l'altro, e devo dire che questo è l'aspetto più bello di Supernatural, l'amore fraterno tra Sam e Dean. Questo non stancherò mai di dirlo, mi piace il fatto che loro si amino così tanto da fare qualsiasi cosa, e ovviamente loro, lavorando come cacciatori di demoni, ovviamente fanno anche cose pazze, ancora più pazze di quello che farebbero qualsiasi altra persona al mondo per il proprio fratello. Comunque, non so più che altro dire in realtà. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Magari apriamo un dibattito. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ovviamente, in generale, non sono di queste ultime stagioni. Magari fatemi sapere, diciamo, un vostro parere in generale nei commenti. Bene, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!